La rassegna stampa è offerta da... Mercoledì 2 settembre 2015, buongiorno, ritrovati all'interno della rassegna stampa di Lecce News 24. Andiamo a sfogliare insieme le prime pagine dei principali quotidiani oggi in edicola. Apertura del Messaggero dedicata all'economia, PIL e lavoro, meglio del previsto, l'Istat rivede il rialzo, le stime della crescita italiana, la disoccupazione scende al 12%, Renzi, l'Italia riparte e conferma l'abolizione di IMU e TASI, scontro con Bruxelles. Al centro, migranti, Budapest nel caos, assalto ai treni per Berlino, militari a difesa della stazione, l'Ungheria, colpa della Merkel. La Gazzetta del Mezzogiorno, economia, tutti contro tutti per il PIL, Renzi euforico, l'Italia riparte, squinzi cauto, ora le riforme, per la Camusso basta propaganda, le borse ora rifanno paura, dati sulla crescita meglio del previsto, disoccupazione minimi da 2 anni, migliora il fabbisogno. Treni veloci, Puglia, sale la pressione per il Frecciarossa a Lecce, il Presidente della Regione guida la protesta, RFI alla fine cederà le nostre richieste, dopo l'ok all'approdo barese, il Salento è in mobilitazione. A Lecce le mani dei clan sui manifesti elettorali, il pizzo di 1,30 euro per ogni affissione. Puglia e Emiliano convincerò Renzi sul nostro Ulivo 2.0. Edizione di Lecce della Gazzetta del Mezzogiorno, mafia e politica, le mani dei clan sulle elezioni, 1,30 euro per ogni manifesto, un noto professionista candidato di Osud costretto a pagare il pizzo sulle affissioni, dalla chiusura di indagini dell'operazione Eclisse, clamorose rivelazioni sulle comunali del 2012. Sant'Oronzo scoppia un nuovo caso, luminarie d'oro e polemica sui costi, secondo il delegato del sindaco nel comitato festa patronale non valevano più di 6-7 mila euro, ma il comune ne ha spesi 32 mila. Al centro il caos Frecciarossa, appello ai politici, fuori l'orgoglio, gli operatori turistici chiedono il pugno duro. Passiamo alla prima pagina del quotidiano edizione di Lecce, Frecciarossa, un treno di firme, la petizione del quotidiano, oltre 6.000 adesioni, Emiliano, spiralli da Trenitalia, la mobilitazione del territorio per il ripristino dei collegamenti da Milano con capolinea a Lecce. Al centro l'ira dei prof di ruolo ma senza sede, tensioni in provveditorato, arriva la Digos, una giornata di proteste per le difficoltà nei trasporti. Trasferimenti provinciali, mentre di spalla pizzo sui santini e manifesti, così il clan leccese guadagnava sulle elezioni, la chiusura delle indagini su droga e racket. Pagine interne del quotidiano, partecipate, il prefetto sblocca gli arretrati, tavolo urgente dopo la protesta, Palomba chiamerà Emiliano, un piano anti-licenziamenti e la provincia consegna i conti, primo accordo ai lavoratori, la mensilità di giugno, vertenza riaperta. Doppia pagina dedicata alla scuola senza pace, prof di ruolo senza sede, tensione per le nomine e arriva anche la polizia, bloccata la mobilità all'interno del Salento, le nomine, guerra tra precari per un posto, caos dopo le promesse di Renzi. Passiamo all'inchiesta, il pizzo sui manifesti, SCU, gli affari d'oro con le elezioni comunali, la mafia e l'ingerenza nella politica, 1,30 euro per ogni affissione e soldi a palate con i santini, il blitz, 4 clan e un pentito, le rivelazioni sui traffici, dagli attentati alla droga, il 91 rischia il processo. Il comune non perdona i clienti delle prostitute, multe agli automobilisti, stop alle vie del sesso, ordinanza al vaglio del prefetto, le norme, le auto non possono fermarsi nelle ore notturne, in zona Piazzale Rudie. Concludiamo con le pagine dedicate allo sport, Camisa, Lecce la mia occasione, voglio vincere, il ritorno, i trionfi con la primavera e il debutto in Serie A, la gioia a quella telefonata, ho detto subito sì, intanto il notiziario è il giorno di Freddi, lavoro differenziato per il difensore Gigli. Termina qui la nostra rassegna stampa, vi ricordo per tutte le altre notizie sono disponibili sul nostro sito www.leccenews24.it. Grazie e arrivederci. La rassegna stampa è stata offerta da...